Salve a tutti amici di Espazio, eccoci qua con un riassunto delle principali news di oggi, ovvero martedì 10 luglio 2018. Come anticipato qualche giorno fa, oggi App Store, il rivoluzionario store per applicazioni targato Apple, compie 10 anni. App Store fu lanciato proprio il 10 luglio del 2008 con circa 500 applicazioni dedicate ad iPhone 3G. Prima di allora gli iPhone non avevano uno store ufficiale da cui scaricare applicazioni, o meglio, non esistevano vere e proprie app ufficiali di alcun genere. In 10 anni il negozio ha registrato crescite esponenziali, introducendo negli anni poi acquisti in app, applicazioni per iPad, abbonamenti a servizi di ogni genere molto alto, per poi accogliere anche un totale restyling con iOS 11 che l'ha reso ancora più semplice ed intuitivo per gli utenti. Questo fattore poi l'ha portato ad un netto incremento di download proprio negli ultimi mesi. A proposito di download, le app gratuite più scaricate in 10 anni di App Store a livello globale sono state WhatsApp, Messenger, Facebook e Facebook, seguite poi da Viber, Instagram, Telegram e Snapchat, così solo per citarne alcune. Interessante notare però come WhatsApp compaia non solo nella classifica delle app gratuite più scaricate, ma anche in quella delle app a pagamento più scaricate, classificandosi al sesto posto dopo Minecraft, Facetune, Afterlife, 7 Minute Workout e Plug Inc. Questo è stato possibile grazie al suo primo periodo di esistenza in cui per utilizzare WhatsApp era necessario acquistarlo. Apple sospende la produzione di iPhone X e iPhone SE in vista dei nuovi iPhone che saranno presentati il prossimo settembre. La società di Cupertino manderà quindi in pensione uno dei suoi dispositivi più datati come iPhone SE proprio a favore del nuovo iPhone 9 che si tratta quindi del modello low cost con display LCD che manterrà comunque un design fresco, quello più recente già visto anche su iPhone X. Manderà in pensione anche iPhone X, quindi l'ultimo arrivato, per fare spazio ai nuovi iPhone 11 e 11 Plus in modo da concentrarsi esclusivamente sui nuovi modelli. La scelta è obbligata dal fatto che con i nuovi smartphone Apple riuscirà a coprire più fasce di prezzo, continuando a vendere anche contemporaneamente ancora iPhone 8 e 8 Plus che saranno svalutati ulteriormente al fine di raggiungere un ottimo rapporto qualità-prezzo. iOS 11.4.1, rilasciato ieri in versione finale, permette di bloccare l'accesso tramite porta Lightning al fine di evitare attacchi da parte di hacker e polizia. In realtà tutto ciò non ci è nuovo, ne avevamo già parlato in occasione di beta precedenti, ma grazie a questa nuova funzione attivabile nel menu impostazioni di Face ID e codice, possiamo disabilitare il collegamento tramite porta Lightning a dispositivo bloccato. In questo modo, per riabilitare il funzionamento della porta, saremo costretti a sbloccare iPhone o iPad utilizzando il codice di sblocco che, così facendo, resta inviolabile, o almeno lo resterà finché non si troveranno metodi alternativi alle Gray Key Box. Molte persone utilizzano l'Apple Watch e altre Fitband per monitorare il battito cardiaco prima di assumere droghe, al fine di essere più sicuri durante la loro assunzione. Apple Watch più di tutti è in grado di fornirci dati molto precisi riguardanti la nostra attività cardiaca in svariate situazioni. La più insana sarebbe proprio questa che ultimamente sta spopolando fra gli utenti che fanno uso di cocaina, istamina, speed, ecstasy e simili, pensando di poter ridurre al minimo le possibilità di infarto evitando l'assunzione in casi di battito cardiaco accelerato. I medici naturalmente confermano che il senso di sicurezza che questa nuova tendenza porta agli utenti è fittizia, dato che per quanto possa essere preciso, Apple Watch non è in grado di monitorare precisamente pressione ed altri valori durante l'assunzione di sostanze alteranti. In realtà una soluzione a tutto ciò ci sarebbe. Vi state chiedendo qual è? Semplice, non vi drogate. Per concludere, il team Coolstar ha rilasciato un aggiornamento del tool Electra che adesso permette di effettuare il jailbreak anche sulle beta 1, 2 e 3 di iOS 11.4. iOS 11.4 beta 3 è attualmente ancora installabile su iPhone 7, 8 e 10 effettuando un downgrade, ma nel frattempo Apple ha rilasciato anche la versione finale di iOS 11.4.1 che ci preclude ogni possibilità, perciò se siete interessati ma comunque ancora indecisi, vi invitiamo a non aggiornare almeno per il momento. Bene, queste erano le principali notizie di oggi, io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento a domani con tante altre news sempre qui su Espazio. Ciao! Vi ricordo che se volete seguirci ogni giorno potete farlo, oltre che da Spreaker ed iTunes, anche attraverso i nostri canali YouTube ed Instagram TV. È semplice, cerca Espazio su YouTube e poi fa un clic sul tasto iscriviti, senza dimenticare di attivare anche l'icona della campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Ma non è finita qui perché, come vi dicevo, voi dovete aprire anche l'app di Instagram TV, seguirci anche lì sopra, per non perdermi neanche una puntata del podcast in versione video. Ciao!